Cari amici, sono iniziate le prove di regia qui a Santiago. Abbiamo fatto il primo atto e l'inizio del secondo atto. Molto bene. E la partecipazione del coro nelle prove di regia è veramente importante. C'è difficoltà a convincerli ad accennare, cantano in voce, è una maniera anche che loro hanno per affermare meglio la memoria. La partecipazione poi è buona, è sotto l'aspetto proprio come attoriale del coro che si muove senza difficoltà e partecipa delle idee del direttore d'orchestra. Le prove con Jurkevic sono andate bene, veramente un musicista eccellente con cui collaborare. E vi voglio soltanto dire come si organizza il teatro. Il teatro ha due abbonamenti, uno che chiama Elenco Internazionale, dove prende più figure che vengono, diciamo, da fuori Cile, e poi ha un altro elenco che chiama Estelar, che sono figure più di Latino America, in modo particolare di Cile. Oggi vi voglio parlare in particolare del secondo elenco, perché mi ha veramente impressionato sia il tenore José Azócar, che è una voce importante, e la Liu è bravissima, Paulina González, e il timure è una mia vecchia conoscenza perché è il carissimo Homero Pérez Miranda, che ha cantato molte volte in Argentina. E funziona anche molto bene il primo cast che abbiamo sentito, c'è un bravissimo ping che è Patrizio Sabaté, mentre per quanto riguarda i solisti del cast Estelar, la Turandot è Elisabetta Matos, con la quale ho collaborato al San Carlo nell'Olandese Volante di Wagner, mentre gli altri tre solisti vengono dalla Russia, il tenore Christian Benedict, una buona voce. La Liu è Gulnara Shafigullina e c'è uno splendido basso della grande scuola russa, veramente interessante da sentire, che è Alexei Tikhomirov, credo che si chiama. Un caro saluto, ciao.